guarda le prestazioni di un cavallo davvero superlativo. Le commenteremo con il proprietario storico di Varenne, Enzo Giordano, e con Maurizio Ughi, in rappresentanza del sindacato nazionale delle agenzie ippiche, che poi è diventato comproprietario di Varenne. Questo è un giorno memorabile, Enzo, il giorno del derby. Sai Claudio, vincere il derby è sempre il sogno di tutti i proprietari, poi battere un cavallo come Viking Bonus è una doppia emozione. Stupenda questa immagine frontale, e possiamo vedere la plastica falcata del figlio di Waikiki Beach e l'esultanza di Giampaolo Minnucci, anch'egli al primo traguardo importante. Varenne aveva vinto ad Aversa, era giunto secondo nel Gran Premio Nazionale alle spalle di Viking Kronos, e poi c'è quasi un gesto polemico nei confronti di Luzzi Colgini, che salutava sempre il pubblico. Questa volta è toccato a Giampaolo Minnucci. Poi Colgini e Minnucci sono diventati molto amici, tant'è che il guidatore romano ha anche portato alla vittoria un allievo di Colgini. Pensa, questa immagine l'ho vista penso un centinaio di volte, talmente che era bella. Ma credo che l'emozione sia sempre la stessa. Invece queste immagini si riferiscono a un'altra corsa italiana, il Gran Premio Triossi, riservato ai cavalli di 4 anni, ancora un abisso fra Varenne e gli altri della generazione, il cui nome comincia per V, il leader incontrastato di quella generazione, e da qui l'etichetta di capitano. Ancora una fase rallentata delle ultime folate cattive di Varenne, si comincia a intuire la dimensione del cavallo che poi sarà. Ancora immortalato sul palo di Tor di Valle, ed ora un bel primo piano per il figlio di Waikiki Beach e Yalmaz. Restiamo, non seguendo un disegno temporale, in Italia. Lotteria di Agnano, per te Enzo una vittoria che vale doppio. Per un napoletano lotteria è il massimo, cioè il sogno di tutti noi, vincere lotteria, cioè è una cosa inimmaginabile. Pensa che qui io sono stato male. Sì, cioè, in effetti l'emozione ti aveva così forte che travolto, che mi travolse, e poi addirittura fui ricoverato in ospedale dopo la corsa. Per fortuna senza conseguenze, e vediamo il momento del bagno di folla. Sì. Questo è il Lotteria 2002. Qui un'emozione già vista, ma già provata, ma non per questo meno intensa. Sì, l'emozione è sempre tanta, soprattutto a lotteria è fortissima, intensa. Ricordiamo Varenne a bersaglio 3 volte nel Lotteria di Agnano. Più tardi in un'intervista a Giampaolo Minnucci vedremo proprio la retta d'arrivo del terzo sigillo nel Lotteria di Napoli. Frusta al cielo per Giampaolo Minnucci, e un primo piano per Iuri Turia, l'allenatore per Ina Rastad. E questa è una corsa molto importante per capire proprio il valore assoluto di questo cavallo. Varenne è sfidato dalla reginetta Moni Maker. Era la campionessa del mondo in quel periodo ed era una galla fortissima. Varenne a 4 anni l'ha affrontata e ha vinto, pensa, con una ruta bucata. Con tutta la corsa con una ruta bucata. E qui abbiamo visto proprio Giordano al momento della premiazione, e il volto finalmente disteso di Giampaolo Minnucci. Anche la reginetta Moni Maker subisce la dura legge di Varenne. C'è la sconfitta, la prima sconfitta nel Grand Prix d'Amérique a Parigi, però il pronto riscatto, Olympia Travet 2000, all'interno General di Pomo, al suo esterno costantemente Varenne che lo demolisce. Possiamo definire, Enzo, una delle più belle vittorie del tuo cavallo. A Göteborg, Hobby Story, guarda, questa è stata fenomenale come corsa, veramente. Vederlo correre tutta la corsa in terza ruota di fuori di generale è stata un'emozione unica. Una corsa che il cavallo ha saltato poi nel 2001 per l'epidemia di afta epizootica, sì. E che poi invece quest'anno ha vinto facilmente con il record della pista. E qui siamo finalmente sulla Carbonella di Vincennes, Amérique, Grand Prix d'Amérique. Per tanti anni gli spettatori italiani si sono dovuti inchinare alla grandeur francese, sono stati quasi sempre presi in giro. Il momento del riscatto, tribune di Vincennes letteralmente gremite, tricolori che sventolano, e accade che Varenne si
si distacchi dagli altri. Guarda, vincere in casa dei francesi l'emozione c'è doppia, perché sono troppo nazionalisti, e vincere con Varenne è stata una cosa eccezionale. Dopo un primo tentativo andato male, ma non malissimo, perché ricordiamo un terzo posto con grande rammarico. 50 metri in partenza. Esatto, per una partenza infelice. Finalmente il momento dell'entusiasmo per Minnucci e per Varenne, che si ripeteranno poi quest'anno in veste di chiarissimi favoriti. Vorrei chiedere a Maurizio Ughi se a questo punto della carriera del cavallo il suo investimento, quello di SNAI, si è rivelato efficace dal punto di vista dell'immagine. Beh, quando abbiamo preso Varenne era un ottimo campione dal punto di vista sportivo, però maggio 2000 però i nostri sondaggi davano la conoscenza e la notorietà di Varenne al 7%. Ora negli ultimi sondaggi la notorietà di Varenne è all'85%. Varenne ha dato tanto del suo per ovviamente avere questa notorietà, e noi ci siamo limitati a raccontarlo, e sicuramente questo ha dato un grande vantaggio per l'ippica e ha fatto vedere che l'ippica nazionale è un grande sport e che ha dei grandi prodotti come appunto Varenne. Ah, i sondaggi di popolarità addirittura come un leader politico. Sì, sicuramente noi abbiamo fatto per vedere se la nostra campagna era indovinata, però devo dire la verità che indovinato era l'acquisto di Varenne, perché Varenne con la sua classe, con tutte le sfide che ha vinto, ha fatto diventare la sua notorietà, ci ha messo tanto del suo per fare aumentare la sua notorietà. Lasciamo Parigi, due vittorie nel Prix d'Amérique, e trasferiamoci su un altro palcoscenico importantissimo, Solvalla, Stoccolma. Siamo all'Elite Loppet. Enzo Giordano, un altro territorio preso di mira e conquistato. Forse è stata più bella la vittoria con la precedente a questa, con Victory Dildi. Questa è stata più una formalità. Ha vinto troppo facilmente il cavallo. Ricordiamo due vittorie anche nell'Elite Loppet. Sì, addirittura qui con il primato mondiale sulla pista di 1000 metri. Ma le emozioni non finiscono qui, ancora una volta pacche per Varenne, l'esultanza di Giampaolo Minnucci che non si sottrae al ruolo di personaggio, e ancora tricolori sulle tribune svedesi, un pubblico competente, molto appassionato, ma qui un altro momento clou della carriera del cavallo. Siamo al Midlands, le Breeders' Crown, e qui un autentico capolavoro da parte del cavallo, ma direi una prestazione fantastica anche da parte del suo guidatore. A questo punto Varenne è al comando, ma si profila la minaccia di Dream Vacation, un timido tentativo di resistenza. Gira il frustino Giampaolo Minnucci, poi si accorge che non può per il momento opporsi all'avversario, lo lascia sfilare. Qualcuno pensa che il nostro campione debba arrendersi nella circostanza, però cosa succede, Enzo? Che Varenne è coraggioso, riprende coraggio, gli ritorna di fuori e stacca tutti al primato del mondo. E vediamo proprio il momento in cui, come si dice in gergo trottistico, Varenne si riattacca alla mano, prende di mira Dream Vacation, addirittura d'arrivo infuocata, e questa è la corsa più veloce a cui un appassionato di trotto ha potuto assistere. Record assoluto mondiale 1:09:01. E qui veramente il delirio, siamo riusciti a vincere finalmente in America, tanti tanti anni dopo l'impresa di Delfo. Molto suggestive queste immagini, la facilità con che stacca gli avversari, impressionante. Il paese dei cavalli da corsa in ginocchio, in piena ammirazione di fronte a questo autentico mostro. Ancora le solite scene di entusiasmo, l'abbraccio tra Enzo Giordano e Giampaolo Minnucci, ambasciatore ideale del nostro paese all'estero, Varenne. E con le immagini ci siamo trasferiti in Canada per il Trot Mondial, una delle vittorie più sofferte del tuo cavallo. Sì, più sofferte, perché qui il cavallo il problema del che partì solo due giorni prima della corsa, quindi non si ambientò facilmente. E qui trovavamo un cavallo magiziano che era stato proprio preparato a puntino per questa corsa. Lui il cavallo vince ancora di mezzo cavallo controllando. Vedete, in questa circostanza Varenne ha dovuto esibire anche il suo coraggio, il suo cuore, oltre alla classe, ai polmoni.
e Giampaolo Minucci, in segno di riconoscenza, di ammirazione, gli ha messo il casco, perché sì, è un vero e proprio driver anch'egli. E qui siamo al Criterion de Vitesse, addirittura ad arrivo lunghissima, interminabile a Cannes-sur-Mer per domare Fanny Doll, ma è un altro bersaglio centrato. Un altro record. Sì, un altro record, quello delle piste europee. E esattamente il mondiale sulla pista di 1:10.2. No, 1:9.6. 1:9.6. E intanto siamo tornati in diretta. Io vorrei ancora chiedere a Maurizio Ughi pronostico su quella che può essere la riuscita in campo stalloniero di Varenne. Se Varenne dà quello che ha dato in corsa e lo dà anche come riproduttore, c'è da vedere delle belle. Il programma, Enzo, un'ultima cosa, poi vi congedo, vi lascio al cerimoniale. Il programma prevede la disputa delle prove della World Cup e poi c'è ancora un ritorno in Italia o... Vediamo prima come va a finire oggi, poi decideremo domani mattina. Per ora il punto fermo è il 28 settembre a Montreal. Sì. Grazie per la vostra presenza. Grazie. E con l'ausilio dell'Esterna 2 di Torino e del regista Roberto Gambuti andrei a conoscere un po' da vicino gli altri uomini del clan di Varenne. Colui che divide la vetrina con questo cavallo fantastico è un giovane guidatore romano dal carattere molto esuberante e gioviale, si chiama Giampaolo Minucci. Giampaolo, ti ricordi un cavallo grigio dal nome simpatico, Ganimede? Mi ricordo benissimo, anche perché erano le prime armi, era un cavallo che possiamo dire mi ha lanciato nel mondo del trotto, poi mi ha lanciato nel rito romano, anche perché era un cavallo talmente simpatico proprio per il suo colore. E poi era un cavallo che avevamo acquistato per pochissimi soldi e è andato a fare, insomma, dire delle corse in categoria superiore con cavalli di un certo livello. Se allora ti avessero detto che avresti poi guidato il più forte trottatore di ogni tempo? Ma se allora me l'avessero detto, naturalmente era un sogno, e possiamo dire che anche in questo momento stiamo sognando ad occhi aperti, però prima potevamo sognare ad occhi chiusi. Dirle le cose naturalmente si devono sempre realizzare, poi dopo è arrivato il momento in cui abbiamo potuto avere l'opportunità di prendere un cavallo del genere, l'abbiamo sfruttato nel miglior modo possibile. Ripercorriamo un po' le tappe di questa straordinaria carriera. Qual è stata la corsa che ti ha dato il segnale di avere un campionissimo sotto le mani? Il segnale secondo me è stato l'Olimpia Travet, quello di 3 anni fa, quando lui naturalmente gira 800-900 metri costantemente all'esterno di General Dupomo in terza ruota, perciò lì abbiamo capito che avevamo un cavallo di un livello sensazionale. Varenne e tutto il suo clan sono splendidi ambasciatori dell'Italia nel mondo. Avete frequentato diversi paesi e vorrei sapere da te qual è stato il paese, l'ippodromo dove vi hanno trattato con maggior calore. Ma guarda, con maggior calore non metto in dubbio la Svezia per tanti motivi, anche perché non dico che sia lo sport principale, ma forse ci andiamo molto vicino e loro per i cavalli vivono. Da Montreal eravamo circondati da italiani, a un certo punto prima di entrare in pista sentivo tutte voci italiane, infatti mi è rimasto proprio impresso. Qual è stata la cosa più curiosa, più buffa che ti è capitata in questi anni di affiatamento splendido con questo cavallo? Ma guarda, forse magari ti dico l'ultima, il giorno del lotteria, quando lui gira costantemente all'esterno di Victory Dilly, e sopra Victory Dilly c'era un guidatore come Stig Johansson, forse il primo al mondo. Dopo lui è venuto nelle scuderie per fare i complimenti a me, a Yuri, a tutto il mio team. È entrato dentro al box del cavallo, alzati i piedi e in inglese gli ha detto a Yuri: ah, ma porti ferie, allora è un cavallo, come per dire, ma dove l'avete tirato fuori? Però tu in retta d'arrivo gli hai detto qualcosa.
Ma io, sai, nel modo mio scherzoso, perché è soprannominato Iceman, l'uomo di ghiaccio, e io magari col mio modo un pochettino burloso, così, gli ho detto: Iceman, andiamo? E lui naturalmente si è girato per vedere se prendeva ancora il secondo. Pensi di essere cambiato dopo i successi a ripetizione che hai ottenuto con Varenne? Ma professionalmente penso proprio di sì. Umanamente? Umanamente no, forse magari ho peggiorato. Sempre Spavaldo, Guascone, Giampaolo Minnucci, ma vorrei dire che gran parte della sua forza deriva proprio da questo carattere sempre pronto a sdrammatizzare le pressioni che deve sopportare guidando un cavallo che non può permettersi assolutamente di perdere sono enormi. Lui riesce ad alleviare questo stress, queste pressioni. Carattere leggermente diverso per il suo partner, per l'allenatore finlandese di Varenne, Jori Turia. A lui è dedicata la prossima intervista. Qualcuno può pensare che lo strumento di lavoro preferito di Jori Turia sia il cronometro. In realtà ce l'ha qui nel taschino, è il telefono. Allora Jori, quante telefonate ricevi mediamente in una giornata? Sì, quando sta una giornata di corsa, tantissimo, pure dopo quando ho finito di lavorare. Ogni giorno ci sta minimo 40-50 telefonate. E sono aumentate da quando sei allenatore di Varenne? Sì, molto, perché ok, anche se inizio c'ho tanti amici, si chiama sempre, ma quando Varenne va forte, ultima 2-3 anni tantissimo più telefonata, perché sei Varenne. Credo che la cosa più difficile nel tuo mestiere sia quella di mantenere un cavallo al top della condizione da gennaio a dicembre. Sì, è un cavallo, sicuramente cavallo non è facile mantenere la condizione, ma sicuramente Varenne, perché ha avuto tante fortune, cavalli pochi problemi, non è mai avuto grossi problemi perché stava fermo 3-4 mesi, perché noi posso continuare a lavorare ogni settimana quale ho. Per me sicuramente non è solo merito mio, ma quella che sta a lavoro con cavallina, pure veterinaria, tutte queste cose, molto importante. Tu hai detto che è un cavallo abbastanza facile da allenare, però anche lui avrà i suoi punti di ombra su cui devi lavorare con maggiore attenzione. Se è l'unica cosa che ho visto adesso, ultimi 2 anni, lui soffre il caldo, molto il caldo. Questa qualche volta corso male perché c'è stato un periodo caldo. Allora noi provato a sistemare pure queste cose. Noi sempre portato cavalli di Svezia, Finlandia, periodo quando sta caldo qui in Italia. No? Nel calcio quasi sempre se ci sono degli errori paga l'allenatore. L'abbiamo visto ai recenti mondiali. Nel vostro caso, quando c'è una battuta d'arresto, una sconfitta, chi paga? Il driver o il preparatore? No, noi, come detto prima, io e Giampaolo noi trovare un bene, perché noi ognuno posso qualche volta sbagliare. Sicuramente tante volte ho sbagliato io qualche cavallo, non è che ho portato proprio condizione 100% quando ho corso, pure qualche volta pure il guidatore si è sbagliato, non è guidato proprio quella massima che lui ce l'ha tante volte, ma come risultati, anche se qualche volta io vedo qualche altro se spaglia come Quira, io per me dopo 5 minuti ho passato. Questa è l'ultima stagione agonistica di Varenne, come immagini il tuo futuro senza il tuo campione? Io piace stare qui, io sicuramente lavoro altri 10 anni qui, io, senza Varenne pure. Simpaticissima la parlata di Jori Turia, a metà fra il finlandese e il napoletano. Vorrei ringraziare il general manager della scuderia Rolando Luzzi, che ci ha aperto le porte del centro d'allenamento di Tor San Lorenzo, e poi Roberto Carulli, che ha realizzato quelle splendide immagini montate con bravura da Fabrizio Cicconi. E ora siamo a un altro personaggio fondamentale nella vita di Varenne, la groom, colei che passa la maggior parte del proprio tempo con il fuoriclasse indigeno. Si chiama Ina Rastad. A lei il prossimo servizio. La biondissima Ina ha un sacco di ammiratori che chiedono se sei fidanzata. Al momento no. Al momento no. L'unico personaggio costante nella sua giornata si chiama Varenne.
Che compagno di vita è? Un amico. Sicuramente adesso è diventato un po' di più pure perché, come detto, stiamo quasi tutto il giorno insieme. C'è qualche particolarità di Varennes che noi non conosciamo e che invece tu conosci? No, l'unica cosa posso dire è che è proprio bravissimo sempre, cioè è molto intelligente. Una domanda che i non addetti ai lavori si pongono è la seguente: lui capisce quando ha vinto? Sì. E come lo manifesta? È contento, è contentissimo. Tu grazie a Varennes hai girato il mondo. Da una parte è positivo perché hai fatto una bella esperienza, però credo che tu abbia anche a questo punto nostalgia di casa. Sì, sì, parliamo inglese, questo non va. Okay. Well, it has been a great experience for me to... La Dolce Ina spiega che è stata un'esperienza fantastica seguire un cavallo che vuole vincere. Poi aggiunge che ha nostalgia di casa, che è orgogliosa di essere la groom del capitano e lo definisce in tre lingue. Italian. Il migliore. English. Best. And in Sweden? Besta. Grazie, thank you, Ina. Una parola sola per definire Varennes, semplicemente il migliore. Abbiamo ancora un personaggio da conoscere meglio, è quello che si cura della salute di questo campione. Si tratta del veterinario Pio Iannarelli. Con lui la prossima intervista. Pio Iannarelli è probabilmente la persona che conosce meglio il fisico di Varennes. Allora la gente si chiede: dove trova tanta forza? Perché va così forte? Guarda, anch'io a volte mi chiedo dove la trovi e come faccio ad andare così forte per un periodo di tempo così lungo e costante. Io credo che oltre vabbè, alle sue doti fisiologiche e morfologiche, comunque non sono molto diverse da tantissimi altri cavalli, buoni o meno buoni che siano. Lui ha un qualcosa di interno, forse a livello di intelligenza, che gli permette appunto di concentrarsi e di recuperare e quindi di sprecare meno energie o quantomeno di sprecarle soltanto nel momento della gara. Qual è il suo punto più delicato dal punto di vista medico? Ma guarda, io dico sempre, lo tratto come un qualsiasi altro cavallo da corsa, un qualsiasi altro cavallo normale. Tanta gente pensa che Varennes non abbia mai avuto niente, è vero, non ha mai avuto niente di particolare, ma ha avuto quello che un normale cavallo da corsa ha durante la sua carriera. Si è parlato a lungo di quel chip al garretto, puoi dirci qualcosa di più? Ma quel chip è stato soltanto un motivo per cui inizialmente...